Attenzione ancora Lazio, area di rigore, Rocchi, gol! Il gol della Lazio. Il gol della Lazio, il gol è di Di Canio, il gol è di Di Canio. Il gol è di Di Canio che va ancora sotto la Sud. Che va ancora sotto la Sud. Non è cambiato in 15 anni. Non è cambiato in 15 anni Paolo Di Canio, che è andato ad esultare sotto la Sud. E quindi Lazio in vantaggio, intanto giocatori della Roma infuriati, infuriati con Di Canio, con l'arbitro Cuffré avvelenato con Di Canio, giustamente. Adesso alla Lazio, nella propria metà campo, il rilancio lungo di Talamonti, quindi Dellas di testa, attenzione a Di Canio, apertura sulla destra per Oddo, lo stop del difensore laziale, il cross di Oddo, attenzione, un velo, Cesar, pallone sul sinistro, tiro, gol! Gol di Cesar. Guardare al 29esimo il gol di Cesar, inaspettato, ha avuto tutto il tempo di sistemarsi il pallone sul suo piede preferito e battere Pelizzoli con un diagonale, quindi Lazio nuovamente in vantaggio, tutto da rifare per la Roma, tutto da rifare per la squadra giallorossa. Quarto d'ora, 16 minuti, anzi più recupero. Io credo, scusami se ti interrompo Alessandro, che avrà avuto più di 10 secondi. Ecco, ripartiamo la mente. Dopo questo cross di Oddo, il tocco di Canio e poi Cesar, lasciato solissimo da Panucci. Gli dai un bozzico, ma io dico, ma chi è? Panucci. Tutto sulle spalle di Panucci il gol. 38 minuti, 25 secondi sul cronometro nel corso della ripresa. 2-1 il punteggio in favore della Lazio, che adesso perde un pallone per un colpo di tacco sbagliato di Cesar a centrocampo, di rimessa che sarà per la Roma proprio all'altezza della linea mediana, va a battere la Cristian Panucci per Mexet, tocco corto ancora per Panucci, autore dell'assist decisivo per il pareggio di Cassano. Mexet, il lancio lungo verso Totti, anticipo di testa da parte di Liverani, quindi lo scambio tra Cesar e Liverani, attenzione pallonetto, posizione regolare di Rocchi che salta per l'istoria, c'è il 3-1, c'è il 3-1, c'è il 3-1, probabilmente parola fine su questo derby. Rocchi fissa sul 3-1 il punteggio al 40esimo minuto. Stavolta sembra proprio fatta per la Lazio, tutta ad esultare stavolta sotto la sua curva. Il gol di Rocchi, tanto per la Mucci, tra poco 3-1. 46-50 sul cronometro, saranno 7 in tutto i minuti di recupero, 3-1 il punteggio in favore della Lazio, una partita per me sembra veramente senza storia, è pronto anche il terzo cambio, entra Lechi, entra Lechi per la Lazio, maglia numero 28, uscirà Di Canio, anzi è Inzaghi ad entrare, pardon, Inzaghi con la maglia numero 21. L'ovazione che ascoltate per l'uscita di Canio, questo gesto verso la curva sud poteva anche risparmiarselo, eh. Allora lo dico io, attenzione, lo dico, attenzione, bella spa, Canessa con Cassano, Di Canio è un provocatore, ha stupato, vattene a casa, Di Canio hai stupato, esci dal campo, festeggia sotto la sud, veramente ci sono 60.000 persone all'interno di uno stadio. Di Canio ha rovinato la prestazione, un derby, io mi auguro veramente che qualcuno prenda dei provvedimenti seri, perché questo è un imbecille provocatore, perché ci sono 60.000 tifosi, auguriamoci veramente che non accada nulla, e non lo dico perché è della Lazio e perché è Di Canio, perché è un imbecille provocatore, e la stessa cosa avrei detto se l'avesse fatta un tifoso della Roma, quindi lo ripeto, sono Max Leggeri.